C'è una linea che separa la vita dalla morte. È il confine tra il bosco grigio dei tronchi uccisi dal fuoco e il bosco verde degli alberi risparmiati dalle fiamme. Ogni anno l'Italia diventa un inferno. Il piromane patologico classico è ormai in via d'estinzione. L'incendiario tipo è più mimetizzabile e dunque ancora più pericoloso. Non è pazzo, tanto per cominciare. Hai più disparati interessi ad appiccare incendi in precise zone, per convenienza. Amico fuoco, fuoco amico. Abbiamo ripercorso i passi di un piromane. Qui siamo nel sud Italia, dove il giorno prima un violento incendio doloso ha devastato parte di un'intera catena di rilievi. Un chilometro circa tra le sterpaglie e arriviamo nel cuore del rogo, dove l'odore di bruciato è ancora forte e tutto è ricoperto di cenere. Con ogni probabilità è qui che è stato appiccato l'incendio. A pochi metri dalla zona bruciata troviamo a terra un pacchetto di sigarette, gettato da poco tempo e troppo lontano dalla strada per appartenere a qualche automobilista. Ma come agiscono i nuovi piromani? E quali sono le tecniche? Ad informarci è una nostra fonte che non vuole essere riconosciuta. Le tecniche per appiccare un rogo sono tante, diverse. Quella più conosciuta è col mozzicone di sigaretta, ma ormai chi fa queste cose usa le spirali antizanzare che provocano l'incendio, vengono bruciate tra le fiamme senza lasciare tracce. È un metodo rapido ed efficace. Da anni le forze dell'ordine indagano per individuare i profili di chi compie queste azioni. Ad esempio, in zone scoscese con sterpaglia possono essere gli allevatori, in quelle con più vegetazione possono essere i cacciatori o altri. E poi ci sono anche i casi in cui sono criminali e lo fanno per altri motivi.